Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Ultimo video di questa stagione per quanto riguarda il modellismo. Come sempre, nell'ultimo video ci sono le cose più belle. Questa settimana dipingiamo il modello e poi assembliamo tutti i pezzi che abbiamo costruito per ora per renderlo un unico elemento scenico solido. Negli scorsi anni abbiamo sempre dipinto tutto con bomboletta e colori acrilici. Quest'anno faremo una nuova piccola aggiunta aggiungendo l'effetto ruggine, però cominciamo con calma e iniziamo, diciamo che iniziamo proprio dal mattino di ieri. E siamo al mattino del terzo giorno di lavori. Qua sono le 7 e tutto il materiale è pronto. La colla ormai si è asciugata, sono stati tutta la notte ad asciugare. Come prima cosa, adesso bisognerà rimuovere la sabbia. Non è un lavoro particolarmente dedicato, ma come sempre fatelo sui vassoi, se no spargete sabbia ovunque. Poi prendete un pezzo alla volta e delicatamente fate colare via tutta la sabbia in eccesso, poi sbattete per fare in modo che resti solo e soffiateci sopra. Questo non funziona solo con le cartucce del Game Boy, in questo modo i pezzi rimarranno puliti. Ovviamente la sabbia tenetela, può tornare utile per qualche altro progetto. E questi sono tutti i pezzi che ho preparato. Adesso è il momento di dargli un fondo di vernice spray. Di colonne ne abbiamo un bel po', perché ne serviranno dalle 4 alle 6 a pezzo, quindi fatene iosa. E adesso, grazie alla magia del montaggio, un salto temporale, ho dato in realtà 3 strati di bomboletta a ogni pezzo. Le basi sono facili, gli altri devono essere messa in posizione, data una mano in bomboletta, fatti asciugare, poi girati, ridata la mano in bomboletta nei pezzi che sono rimasti bianchi. Non è nulla di complicato, però è un lavoro lungo. Oramai è anche tardo pomeriggio. Ho lasciato tutta la notte i pezzi ad asciugare e adesso è arrivato il momento di cominciare con la pittura vera e propria. Cominciamo dalle basi. Sui bordi delle basi, quella in cui non è stata appiccicata la texture dal terreno, semplicemente diamo un fondo nero. Mi raccomando, dipingete anche i bordi come se fossero le basette di una miniatura. Ora, i bordi delle basette delle mie miniature sono neri perché sono una persona civilizzata e quindi anche i bordi di questi pezzi saranno neri per integrarsi con lo schema del mio esercito. In realtà questi sono elementi scenici, quindi i loro colori dovrebbero essere generici, però dettagli del genere aiutano a creare un senso di continuità. Una volta dato il fondo nero, mentre aspettiamo che si asciughino, prendiamo un'altra tonalità del marrone leggermente più chiaro e qui dipingiamo, non a pennello secco, ma quasi, la texture del terreno e anche la parte dove ci sono i sassi. Non deve essere un lavoro così preciso, usate dei colori che stacchino. Qua ho dato fondamentalmente due mani, una mano di marrone più chiaro rispetto a quello della bomboletta, poi ho mischiato il marrone con il giallo e ho dato una seconda mano in modo che staccasse un po' di più. Questa è una parte che si vedrà poco, quindi non state a scervellarvi nei dettagli. Nel frattempo il nero si sarà asciugato e quindi dipingiamo i bordi in grigio cemento, sempre per dare l'impressione che sia dello sporco accumulato nella parte bassa delle tubature. Qua ho usato un grigio molto liquido, quindi bisogna andare più mani. Come sempre, io vi parlo dei colori che ho usato io, dipende dal vostro schema del terreno. Questo potrebbe essere anche un terreno desertico, potreste anche decidere di ricoprire interamente l'intera base con un effetto terreno. Mentre lasciamo le basi ad asciugare, passiamo al vero clou dello spettacolo, almeno di questo video: l'effetto ruggine. Questo è qualcosa che comprate in qualsiasi negozio di colori. È fondamentalmente una specie di vernice molto densa che una volta asciugata dà appunto l'effetto della ruggine. Non è necessario usare una roba del genere, potete semplicemente
dovete applicare un colore arancione, se vedete qua io non sto verniciando, ma in realtà sto tamponando la vernice. Ovviamente usate un pennello rovinato o un pennello che voi dovrete buttare, perché i pezzi si rovinano. E soprattutto, questa è una cosa per rendere l'effetto un attimo più verosimile, il metallo arrugginito di base è marrone, e per questo che tutti i pezzi hanno avuto un fondo marrone. Non dipingete direttamente la ruggine sul metallo, perché in realtà guardate, trovate un pezzo di metallo arrugginito e guardatelo, non è fatto così. La procedura corretta è un fondo marrone con poi un effetto spugnato di arancione, o come in questo caso l'effetto ruggine. Ora, per rendere i pezzi più interessanti, io qua su tutto sto creando delle macchie di ruggine, diciamo che metà del pezzo sarà arrugginito e l'altra metà rimarrà metallico. Qual è la proporzione corretta dipende dall'effetto che voi volete dare. Io qua sto fondamentalmente creando delle passerelle che sono all'abbandono da probabilmente più di un centinaio di anni. Ovviamente più il pezzo è recente, meno è arrugginito. Potenzialmente potete anche fare tutto ruggine, ma in quel caso poi il pezzo risulta meno interessante. Come consiglio sull'effetto ruggine, non cercate di fare tutto in un colpo solo, date due mani. Io qua la prima volta ho mischiato l'effetto ruggine con l'acqua per dare un colore di base, e poi ho fatto un secondo passaggio con l'effetto ruggine puro nelle zone più interne. Questo va applicato ovviamente su tutti i pezzi, sia i tubi che le passerelle che le colonne di supporto. Ma il principio rimane sempre lo stesso. Prendete il colore e poi picchiettate. Qua potreste anche usare una spugna se non volete rovinare un pennello, in modo da avere un'area ricoperta dall'effetto. Le aree che non sono state arrugginite invece prenderemo un colore metallico, questo è grigio canna di fucile, e sempre lo stesso principio, picchiettando invece che dipingendo, riempiamo l'area di grigio metallico. In questo modo rimarranno comunque dei punti in cui si intravede il marrone da sotto, e aiuterà a vendere il pezzo come se fosse un vecchio tubo arrugginito o una vecchia passerella arrugginita. E questo è l'effetto finale con tutti i pezzi che si stanno asciugando. In tutto ci sarà voluto 5 o 6 ore per fare tutto, però la resa finale, diciamo che almeno secondo me, è molto buona. E così potete avere anche una buona impressione di quanti sono effettivamente questi pezzi. Ora, tutti i pezzi sono pronti, tutti i pezzi sono asciugati, riprendiamo la nostra fidata pistola a colla caldo perché bisogna assemblare il modello. Bene, ora che tutti i pezzi sono pronti, procediamo all'assemblaggio. Sia per una questione di velocità che per una questione di resistenza, qua useremo la colla a caldo. Prendete la colla a caldo, assicuratevi che sia ben calda e partite ad attaccare le colonne sulle estremità. Cercate di assicurarvi che siano il più perpendicolari al terreno possibile, e ovviamente la parte con il perno per reggere il tetto va verso l'alto. Il fatto che la colonna abbia degli spazi vuoti nella sua base, perché c'è il pezzo più sottile al centro, aiuterà la colla a caldo fondamentalmente a infilarsi in questi spazi e quindi poi a avere più portanza una volta che il pezzo sarà finito. Una volta che abbiamo incollato le colonne su tutte e quattro le estremità, le colonne centrali per adesso non le incolleremo, mettiamo una dose decisamente generosa di colla su quelli che saranno poi due supporti del tubo e appiccichiamo il tubo, assicurandoci sempre di lasciare quel mezzo pollice da una parte e dall'altra che servirà poi a incastrarlo con gli altri tubi. Qua fate pressione, ma non troppo. Io, per aumentare lo spessore, come vedete, ho anche messo un pezzettino di cartone sotto. Dopodiché possiamo procedere ad attaccare il soffitto. Mettiamo della colla a caldo in cima alle colonne e poi attacchiamo la passerella sopra. Basta fare pressione per qualche secondo. Prima di farlo, ovviamente,
assicuratevi di non aver fatto errori, cioè fissate il pezzo a freddo, mettiamola così, se non ci sono errori mettetela con la caldo, anche qua cercate di essere decisamente generosi e poi mettetela con la caldo anche sui tappi al di sotto, in modo che si vadano a incollare sulla parte alta del tubo. Qua cercate di essere precisi, la colla caldo vi dà anche qualche secondo per posizionare meglio il pezzo. Una volta che siete soddisfatti, prendete una colonna e fissatela a freddo nello spazio che dovrebbe occupare. Una volta che vi avete trovato un posto in cui rimane perpendicolare, fissate, semplicemente segnate con la matita sulla base dove dovrebbe rimanere, mettete la colla a caldo sulla base, sulla cima della colonna e poi incastrate la colonna al suo posto. Se avete fatto tutto correttamente, questo è quello che dovete ottenere. La passerella è perpendicolare al terreno e supportata da 6 colonne. Ora però, ovviamente, la colla si vedrà, quindi una volta che i pezzi si saranno asciugati, riprendiamo le vernici e tutti i pezzi in cui si vedono le blob di colla li dovremo ridipingere da capo. Avendo deciso per uno schema di ruggine e abbandono, questo non sarà un grosso problema. E tra l'altro, essendo questi tubi metallici, una volta dipinti, sembreranno semplicemente delle saldature, anche magari grossolane, ma in realtà aiuteranno a vendere ancora di più l'effetto di grossa struttura metallica abbandonata. Dunque, ridate la base di marrone e poi o ridate l'effetto metallo o ridate l'effetto ruggine. Essendo in zone così nascoste potete anche lasciar perdere, semplicemente lasciarle marroni si noteranno appena. Teoricamente avremmo finito, ma da una parte non sarei il Master Kai se facessi un video di una durata decente e dall'altra parte il modello tecnicamente è completo, può essere usato per giocare, ma è un po' scialbo, manca di personalità. A questo punto riprendiamo i pezzi che abbiamo fatto e vediamo di aggiungere qualche dettaglio interessante e magari costruire anche dei pezzi fatti apposta. Probabilmente lo avete già visto mentre inquadravo tutti i pezzi, ma come vedete c'è un pezzo che è diverso dagli altri, questo è il tubo rotto. Pezzi del genere richiedono più tempo, ma alla fine danno più personalità alla struttura, quindi diciamo che merita. Qua voglio fare un tubo da cui qualunque cosa che sia che passa in queste tubature sta colando sul terreno. Sfruttiamo l'occasione per vedere un effetto molto facile da fare semplicemente con la colla caldo. Per prima cosa mettete qualcosa che supporti la colla. Qua ho usato semplicemente un pezzo di carta, qualunque cosa utilizzate va bene, tanto poi non si vedrà. Poi semplicemente prendete la colla caldo e mettetene una grande quantità e lasciatela colare sia lungo il pezzo di carta sia in questa specie di laghetto putrido che ho fatto sulla base. Qua non vi preoccupate di esagerare, anzi, dovete metterne decisamente un bel po'. La colla caldo, fin tanto che rimane liquida, si spargerà e darà naturalmente questo effetto di liquame che scorre via dal tubo. E poi qua aspettate un bel po' che la colla si finisca di asciugare, perché deve tornare a essere dura prima di poter essere dipinta. Nel frattempo possiamo dedicarci alla decorazione di qualche basetta. Ora qua ho voluto tenere le cose molto semplici e per semplicità ho continuato a usare la colla caldo anche per le decorazioni. Ne ho messe alcune gocce sui tubi, poi quello che vedete qua in realtà è la fine di uno stick. Questo è quello che rimane di quando finisce il cilindro di colla che fa da carica alla pistola. L'ho semplicemente squagliato sul fondo, appiccicato su una delle basi
E poi per prima cosa gli ho dato una mano di bianco e poi l'ho dipinto all'esterno di rosso e poi sul bordo e all'interno con questo colore giallo acceso che faccia di contrasto. Potrebbe rappresentare qualche tipo di pianta mutante che cresce vicino a queste tubature. Qua, date sfogo alla vostra fantasia, avevo anche pensato di metterci magari dei viticci fatti con il avevo anche pensato di metterci dei viticci fatti con la carta pesta, ma poi non ho voluto rendere il progetto ancora più difficile. Potreste semplicemente applicare dell'erba statica o qualunque altra cosa sintoni con il tipo d'ambiente che siete andati a creare. Adesso che la colla a caldo si è asciugata, la dipingiamo. Io ho usato una base verde sia per dare un senso di fluidi radioattivi, sia perché i vari pezzi sono principalmente neri e rossi per via dell'effetto metallico e dell'effetto origine. E il verde è un colore che fa molto contrasto con questi pezzi, quindi diciamo che questo tubo rotto salterà immediatamente all'occhio. Non è così facile far aderire i colori acrilici sulla colla a caldo, quindi date prima una mano piatta di verde, lasciate che si sia asciugata e poi date successivamente magari un altro paio di mani verde puro e poi mischiando il verde col giallo fate un'ultima sfumatura. Qua ho anche appiccicato due palline di colla a caldo per rendere un effetto di bolle che salgono da questo laghetto di liquami. Qua la parte più chiara deve essere verso l'interno, se volete rendere l'effetto di acque putride. E questo è l'effetto finale in cui potete vedere delle squadre di Space Marine che eroicamente difendono delle tubature arrugginite per la gloria dell'imperatore, più che altro per darvi un senso di quale sia la scala di questi pezzi. Sicuramente coprono la linea di vista, sono un ostacolo ambientale, io qua le ho unite tutte assieme e riempiono un buon quarto di tavolo da soli. Ovviamente non è necessario, i pezzi potrebbero semplicemente essere montati separatamente. E con questo abbiamo finalmente finito. Questi sono i pezzi come sono rimasti, il resto è già stato messo tutto nella vetrina perché è davvero decisamente molto grosso quello che abbiamo fatto quest'anno. Io mi sono divertito, spero che la cosa vi abbia interessato. I video di modellismo per quest'anno terminano qui. Per chi so che c'è alcune persone che seguono esclusivamente questa rubrica del canale, con voi ci vediamo l'anno prossimo. Per tutti gli altri, dalla settimana prossima inizia la nuova stagione del canale Master Kae. Continueremo a parlare di giochi di ruolo. Ho anche in attesa un paio di sorprese, però al momento in cui sto registrando non so ancora a che punto sono del lavoro. Comunque, come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.